Quindi parliamo di matematica con .NET per te ed Azure. Allora, diciamo che è un questo, allora, questo è un argomento che a me piace, è un argomento che a me piace molto, un argomento che in realtà è da un bel po' di tempo che non lo affrontavo direttamente. C'è un diciamo che ci sono degli spunti, ovviamente io cerco sempre lo spunto, cerco sempre di mettere insieme i due argomenti, .NET e Azure per ovvi motivi di cloud, .NET perché ovviamente il mio linguaggio è il mio linguaggio di il mio ambiente di riferimento, C Sharp è il mio linguaggio. E vedo che ci sono sempre argomenti che normalmente non sono appannaggio di .NET, ma che sono effettivamente utili, diciamo così, ad affrontare argomenti interessanti. Ci sono ambiti che ancora .NET tendenzialmente non va ad esplorare, ma che secondo me ha tanti argomenti in canna che può, diciamo, dibattere con altri linguaggi che mediamente vengono utilizzati più frequentemente in una maniera un po', diciamo così. Non saprei come dirlo. Inconsapevole, vorrei dire. Banalmente, sapevo tutto. Tanti conoscono la mia posizione nei confronti del Python e questo comunque va in questa direzione. Comunque, non entriamo nel merito, andiamo avanti. Chi sono io? Sapete ovviamente chi sono. Andiamo a cominciare. Cominciamo dall'ambito IoT. Perché comincio da questo ambito? Perché sapete che io sono adesso ho un lavoro in cui mi sono concentrato sostanzialmente ogni giorno in questo ambito e diciamo che questo è un argomento di ispirazione. Perché c'è il simbolo di Will Coyote perché nelle cose che effettivamente si possono utilizzare cose, thing, allora ho usato ACME IoT come acronimo sostanzialmente per identificare un attimino tutte le ultime attività che sto facendo così come sessione nel mondo IoT e quindi così c'è anche un simbolo. Diciamo che l'argomento allora da dove comincia effettivamente? Comincia dall'argomento di Azure IoT Central e Azure IoT Plug and Play. Quindi quando si comincia a lavorare con Azure IoT Central, si lavora con IoT Plug and Play. Che cos'è IoT Plug and Play? IoT Plug and Play è una definizione formale delle capacità di un dispositivo nel condividere quali sono le sue capacità, quali sono le cose che il device può fare. In termini di telemetria, per esempio, che può trasmettere, di quali proprietà può essere caratterizzato, perché posso settare quali proprietà, piuttosto che quali sono i comandi che posso inviare a quel device. Non per chi conosce ovviamente IoT Hub, non facciamo difficoltà a capire che sono i messaggi device to cloud, il device to in, piuttosto che i direct method. La sintassi IoT Plug and Play viene definita a fronte di una definizione formale, c'è cioè un linguaggio che si chiama Digital Twin Definition Language, arrivato alla seconda versione. Il concetto di Digital Twin non è a caso per quanto si dice IoT Plug and Play. Per quale motivo? Il device fisico è Plug and Play, quindi si autodescrive, lo connetto e comincia a trasmettere i dati, con quale scopo? IoT Central acquisisce i dati e popolo il gemello digitale di questo device. È per questo che IoT Plug and Play è descritto in termini di Digital Twin Definition Language. Il DTDL definisce sostanzialmente che cosa? Definisce come è fatto un device in termini di interfacce, in termini di componenti e in termini di capability. Capability sono specificatamente quello che dicevo prima, la telemetria, le proprietà e i comandi. La cosa interessante di tutto questo, che cosa è? Il fatto che quando vado a definire per esempio una telemetria, quindi il famoso valore che butto dentro il JSON e trasmetto tramite IoT Central, effettivamente lo vado a corredare di alcune informazioni.
alcune informazioni che non sono banalmente il nome del campo che devo andare a mettere all'interno del JSON, o il type, perché c'è effettivamente il type che significa intero o intero, decimale o quant'altro, ma il suo significato, la sua semantica e la sua unità di misura. Questo significa che, per esempio, perché sto facendo IoT Central? Perché probabilmente ho un data logger. Con il data logger io sto acquisendo, che ne so, la potenza, sto acquisendo una tensione, sto acquisendo una corrente. Questa è semantica. E quindi una potenza ha un'unità di misura di watt o i suoi multipli, piuttosto che la corrente in ampere e la tensione in volt. Quali sono gli elementi che, qual è il classico elemento? Beh, allora, a fronte di una definizione con DTDL, io devo trasmettere un payload di questo genere, quindi devo trasmettere un JSON di questo tipo. Se il mio device è scritto in .NET, per esempio, ma potrebbe essere scritto in qualunque altro linguaggio, io devo avere sostanzialmente un modo per comporre questo JSON. Nel .NET specificatamente, che cosa faccio? Faccio una struttura, quindi uso probabilmente una classe, che si realizza in JSON secondo il payload che avevo definito nell'IoT Plug and Play. Quindi, una cosa che normalmente si può fare, una cosa che ho fatto anche magari in altre sessioni, è quella di, per esempio, di utilizzare la code generation. Quindi, vediamo un attimino il primo punto. Ovvero il fatto di generare tipi a fronte del DTDL. Quindi, la prima cosa andiamo a vedere il tema di device template con Acme, con, chiedo scusa, con IoT Central. Questa è la schermata di IoT Central dove posso andare a definire device template. Il device template è definito in termini di componenti, che sono questi, c'è un componente principale e poi ci sono componenti. Per esempio, una linea rulli motorizzata è caratterizzata da alcune caratteristiche principali che possono essere banali proprietà come il numero seriale, il consumo di energia e quant'altro, ma ci sono tre motori che sono caratterizzati sostanzialmente da cinque proprietà: coppia, potenza, pressione, temperatura e velocità. Ognuno di questi, come abbiamo detto, è caratterizzato da un concetto semantico, quindi effettivamente il nome caratterizza anche il suo semantica. Però attenzione, questo è un dettaglio importante. Noi siamo, ed è un po' l'argomento che voglio trattare in tutta questa sessione, no? Noi abbiamo chiamato il nome coppia e il concetto semantico coppia, poi l'unità di misura è il newton metro. Se io chiamavo questa T1, perché poi magari nel motore chiamo T2, e questa è una cosa tipica effettivamente di, chiedo scusa, nell'ambito industriale, avere un PLC in cui c'è la coppia del motore misurata in una variabile che ha un codice numerico, quindi il nome non è arbitrariamente significativo perché lo riconosco, perché magari appunto quello che devo andare a scrivere effettivamente un codice numerico. Se io invece, il discorso è che effettivamente è casuale il fatto di dire che il nome è coppia, ma sicuramente è indelebile il fatto, sebbene non strettamente visibile, che il concetto di quella variabile è effettivamente il concetto di coppia, poi misurato in termini di newton metro. Se noi andiamo a vedere il DTDL, ecco che il DTDL si trasforma sostanzialmente in un JSON, o meglio, è rappresentato da un JSON. Come vedete, le proprietà, vedete che sono scritte, è una telemetria e rappresenta una coppia. Una coppia con unità di misura newton metro e lo schema, quindi la sua unità, quindi il suo tipo è un double. Questo è il DTDL. Quando io vado a fare un client per trasmettere, sostanzialmente creo sempre il classico device client di IoT Hub, IoT Central, con un payload specifico perché devo andare a mettere il nome del componente, quindi motor A, ovvero se devo mettere, vedete che c'è scritto Roller Line Motor A, questo è il nome che devo andare a specificare nel payload, per poi andare a metterci in paragrafo tutte le proprietà che ci sono qua dentro. Bene, il discorso è: posso generare dinamicamente queste tramite
un payload da utilizzare in un client? Certo che posso. Come lo faccio? Se io vado nel nostro, andiamo, aspettate che vedo perché non mi passa di quel cursore. Ok, scusate, perché Firefox è bloccato? Allora, chiedo scusa. Ok, DTDL, questo abbiamo il DTDL, che cosa abbiamo? Allora, questo progetto che cosa fa? Allora, io qui ho un altro DTDL, non esattamente quello lì, ma potrei ovviamente accedere esattamente a quello stesso, semplicemente le demo sono scollegate, ho messo insieme dei codici che ho fatto in tempi diversi, però vedete sostanzialmente che sono concettualmente la stessa cosa. Questo è il DTDL espresso in termini di JSON con tutti gli stessi nomi. È un JSON che io posso parsare. In realtà è un JSON che è un pochettino particolare perché spesso si trova a interpretare o dove posso trovare in proprietà o uno scalare, una stringa piuttosto che una graffa, quindi un oggetto complesso. Per cui è bene parsarlo non tanto con un JSON text parser piuttosto che Newton Soft. Esiste una sua libreria che si chiama DTDL Parser. Esiste un package, vedete che è Azure Digital Twin Parser, e che permette sostanzialmente di parsare esattamente questo oggetto, di questo JSON. A questo punto è possibile, quindi parso il file, lo leggo, estraggo l'informazione delle informazioni, e a questo punto che cosa ci faccio? Vedete che qui cosa fa? Sto usando la sintassi di Roslyn per generare codice C Sharp per andare a generare sostanzialmente che cosa? Una class declaration in cui vedete telemetry info, perché sono i dati che io tiro fuori dall'interfaccia, cioè sulle proprietà che sono di telemetria, e con queste vado a metterci sostanzialmente a creare sostanzialmente delle variabili membro. Se io eseguo questo codice, vediamo che cosa posso fare. Vedete che cosa posso fare? Ho creato una classe a fronte di quell'interfaccia della definizione. Vedete che cosa vedete? Vedete sostanzialmente che c'è il nome della proprietà, c'è la sua unit. E c'è, vabbè, il tipo di proprietà utilizzato, associato come descrizione come descrizione in un attributo. Ecco, l'osservazione, un po' tutto questo ragionamento parte esattamente da questa visualizzazione. In questa definizione di classe, in realtà abbiamo perso un concetto di quella definizione. Che cosa? Abbiamo perso il concetto semantico, ovvero abbiamo perso il concetto di potenza, perché noi riconosciamo che questa è una potenza perché è il suo nome, ma è un double. E sono tutti double, perché i tipi sono tutti persistenti in double. Quindi, in realtà, in questa trasformazione, ed è una cosa che normalmente si fa, ma lo facciamo sempre quando andiamo a trattare i proprietà scalari, in realtà andiamo noi a contribuire al significato di quella proprietà, di quella variabile, ma non facciamo mai nessuno sforzo affinché quella proprietà assuma veramente il significato alla pari della classe che assume il significato di pannello solare perché è caratterizzato da tutte queste proprietà. Questo è un po' il ragionamento che sta alla base un po' di tutta questa sessione. C'è un modo per preservare questo contenuto informativo che in realtà qui è andato perso e che in realtà è il programmatore che deve andare a garantire? Beh, in realtà c'è un modo. Nel contempo, meanwhile, in the secret room, infatti l'ho anche scritto qua, quindi meanwhile in the .NET space, è successa una cosa che in realtà pensavo, ma non è esattamente quello che mi aspettavo, ok? Quindi non l'ho nemmeno approfondito, però è stato, diciamo, un trigger per far sì che facessi questa sessione. Nel senso, uno, l'Azure IoT con tutto il DTDL su cui sto lavorando. Due, il concetto di generic MAT che è stato introdotto come feature pianificata per .NET 6, in realtà non è rientrato in .NET 6, ma è stato spostato in .NET
7, che è il concetto di generic mat. Perché è stata spostata? Perché in realtà generic mat dipende da un altro concetto che appunto anche questo è stato shiftato per .NET 7, che sono le static abstract, cioè sono la definizione di static abstract in una interface. Per definizione l'interfaccia è, tra virgolette, una classe, sono tutti metodi astratti che devono essere implementati, il discorso è che sono tutti distanza. In realtà, static bisogna dire generic abstract, effettivamente, come definizione. Quindi, nell'interfaccia che vado a implementare, io posso anche garantire l'esistenza nel tipo in cui vado a implementare l'interfaccia anche un metodo generico statico, che ovviamente per ovvi motivi di interfaccia è astratto. In realtà questa cosa non è una cosa stupidissima. Andiamo a vedere, uso qui, non ho riportato tanta cosa, ho riportato sostanzialmente il codice. Qual è la cosa interessante? Sostanzialmente, quante volte noi abbiamo fatto dei factory method all'interno di una classe sostanzialmente per creare l'istanza? Cioè, invece di utilizzare il costruttore new costante, creiamo un factory method. Sono gli static abstract in interface, ovvero garantiamo che all'interno di uno static up di un'interfaccia ci sia anche un metodo statico che sostanzialmente fa da factory. Infatti, quando vado a dire parse, io sto andando a usare un factory method, qualcosa che da una stringa, per esempio, mi costruisce il tipo specifico di cui quella stringa è una rappresentazione. Questo concetto viene traslato sostanzialmente nel concetto di generic mat. Perché tutta la matematica di .NET tutta la matematica può essere rappresentata da tutto un certo set di interfacce, parsable, multiplicable, additive. Vedete, quindi poi tutti gli operatori, modulus, multiply, tutti gli operatori che posso avere. Tutti i operatori sono sostanzialmente rappresentabili secondo una interfaccia. Qual è il problema, e per cui c'è la genericità, del fatto che gli operatori matematici sono overloadati, quindi sono sovraccarichi. Perché? Perché la somma tra interi, la somma tra float, la somma tra double sono somme che sono strutturalmente diverse. Quindi praticamente generic mat sostanzialmente formalizza un modo per poter dire, dati due generici, è possibile estrapolare tutte queste interfacce ai number, per esempio, per poter applicare gli operatori matematici, quindi avere il supporto a più, meno, maggiore, uguale e quant'altro. Quindi questa cosa qua, che tra l'altro vi posso far vedere, nel senso che se io sono qua, questa è una macchina virtuale che mi sono creato con solo .NET 7 e Visual Studio Code, questo è un codice .NET 7. Vedete che c'è .NET 7, c'è questo System Runtime Experimental, quindi una libreria di funzionalità, tra cui anche la Generic Mat implementata, che mostra sostanzialmente questo supporto qua. Quindi vedete che il concetto vedete che c'è questo iParsable, che è un'interfaccia appunto che supporta questa funzionalità degli static abstract all'interno dell'interfaccia, e che permette sostanzialmente a livello di codice di avere l'operatore più senza aver specificato effettivamente il t, ma solo perché effettivamente è l'iNumber che supporta l'operatore statico, e perché l'operatore più è definito staticamente sull'iNumber, sostanzialmente. Questo è il concetto di. Ed effettivamente questo è interessante, è assolutamente interessante. E vediamo chissà a che cosa ci porta. Come vedete qua, io ho fatto .NET Build. Vedete che questo è appunto .NET 7. Se faccio .NET Run 3.5, 5, e lui fa la somma e sa assolutamente risolverla. Quindi, da questo punto di vista, secondo me, Generic Mat, anche questo concetto di Generic Abstract Interface, è un concetto assolutamente interessante, di cui vedremo gli sviluppi, e ce l'avremo ovviamente come ogni anno oramai, a novembre, quando verrà rilasciato .NET 7. E vedremo quindi cosa potremo farcene. Però da questo punto di vista, appunto abbiamo visto la demo, questo argomento in realtà, quindi siamo partiti da IoT Central, Generic Mat, in realtà
questo mi ha fatto ripartire un pochettino alcuni argomenti che un argomento che a me era molto caro, che è sempre questo punto della matematica, dell'overload degli operatori e quant'altro. Come dire, una cosa che si poteva effettivamente già fare. Effettivamente cambia il meccanismo tecnologico, però in realtà lo si può fare. È il concetto, un qualcosa che sostanzialmente va a supportare qualcosa che in realtà come programmatori in realtà non ce n'è mai fregato, non ce n'è mai fregato. Tutto un po' quel discorso matematico è qualcosa che nella programmazione di business tendenzialmente non si va a fare. Okay? E quindi un concetto di tipo che appunto abbiamo perso nella nostra programmazione strongly typed come tipica del C#, ovvero la tipizzazione degli scalari. Che cosa intendo per la tipizzazione degli scalari? Significa che se io ho una variabile potenza, come abbiamo detto prima, la cosa su cui la cosa, allora, la potenza non è una classe, ok? Non è una classe. Perché non è una classe la potenza? Perché la classe, cioè perché un valore numerico non lo rappresento come una classe? Perché la classe in C#, in .NET, come qualunque reference type, è un tipo inefficiente per poter creare tante istanze quanti sono i numeri che vado a rappresentare, i valori numerici che vado a rappresentare. È molto più semplice, è molto più performante utilizzare gli scalari. Tutta .NET dall'1.0 è costruita su questo concetto. La tipizzazione di qualsiasi cosa, tra cui quindi la distinzione tra reference type e value type. I value type sono appunto gli interi, i double, i booleani, le datetime, ok? Questi sono tutti, quindi sono tipi performanti, sono performanti, però in realtà nel momento in cui dico variabile di, che volessi dire, variabile di tipo potenza, di nome potenza 1, però in realtà cosa vado a dire? Double potenza. E quindi il concetto di potenza l'ho perso perché il concetto è rappresentato dal tipo, non dal nome della variabile. La variabile è semplicemente un riferimento simbolico. Se io cambio un nome a K4758, la variabile, il concetto non cambia, perché comunque è solo un nome mnemonico per il programmatore. Il significato è il programmatore che però deve garantire che quel valore venga trattato come una potenza. Perché? Perché il tipo è un intero. E quindi potrei sommare una potenza con una banana o con i volt con gli ampere. D'accordo? Quindi, da questo punto di vista, il concetto degli scalari, ovvero il concetto di un intero come modo per mappare una proprietà scalare, è un qualcosa che diciamo che su cui non ci si è mai focalizzati. Il concetto di generic matter mi ha chiamato un pochettino qualcosa che in realtà era possibile fare sin dall'inizio in .NET, ovvero l'uso dei value type, ovvero l'uso di structs in C#. Ricordiamoci che cosa sono i value type. I value type sono tipi custom per il programma allocati non nello stack ma non nello heap, o più precisamente alloca la variabile di tipo value type o reference type. La variabile di tipo reference type contiene il puntatore al un oggetto che sta nello heap, mentre nel value type la variabile contiene effettivamente l'oggetto vero e proprio. Quindi lavorare con i value type, quindi assegnare un value type, significa fare una copy semantic, per cui io ho copiato esattamente l'intero oggetto e quindi i due oggetti sono scollegati, mentre reference type significa copiare riferimento e quindi ho in mano due riferimenti allo stesso oggetto. Qual è il valore del value type? Il valore del value type è che, non essendoci fronzoli di una virtual table, di un'allocazione dinamica e quant'altro, i value type sono veloci. E per far mostrare questo, io ho scritto un programmino, vediamo se funziona perché l'avevo scritto tanto tempo fa. Tanto tempo fa. E vediamo che cosa succede. Allora, facciamo questo. Ok, vedete che cosa faccio allora? Ho scritto questo programma in cui vado a scrivere for each che va da
0 a 10.000 e poi vado a fare for i che va da 0 a 50 più 1 in float. Ok, andiamo a zoomare un pochettino. Ok, e vado a scrivere, in maniera un po' becera, vado a prendermi i millisecondi. Vediamo cosa succede. Set startup. Ok, sono i tempi. Ok, vedete che i tempi sono dell'ordine di 0,8, cioè quindi attorno al millisecondo. Ok, quindi niente di particolare. Bene, se io ci faccio questo, float value, che cos'è float value? Float value, vedete che l'ho definito qua sotto, è una struttura float che contiene una variabile membro float value privata in cui sfrutto sostanzialmente due concetti: l'implicit casting tramite l'operator tipo, quindi la float value, che permette di convertire automaticamente un valore float in un tipo float value. Questo è l'implicit typing. E poi l'operator overloading, in cui vado a sovraccaricare l'operatore minore, maggiore e il più, facendo che cosa? Ricevendo come valore, come variabili, effettivamente la variabile di tipo struct, anche un float di tipo struct. Però vedete che funzionano tutti alla stessa maniera. E poi per fare la somma, vedete che io faccio a value, quindi float value, le tiro fuori il valore float, faccio la somma, poi implicit casting, perché se non specifico niente questo è un float, ma devo restituire un float value e quindi interviene assolutamente questo. Bene, se io faccio così e vado ad eseguire il codice, vedete che i tempi non si discostano purtroppo da, anzi ben poco, da quello che era il codice che abbiamo visto con la variabile puramente float. Mi capite? Quindi questo significa che se io usassi la struct per andare a definire il tipo specifico di variabile, non quindi int o double, ma definisco un tipo specifico, io potrei aggiungere significato al significato alle variabili. E questo è sostanzialmente il centro un pochettino dello spunto che mi sono dato. Se andiamo a vedere questo programmino, vedete che cosa ho fatto. Io ho creato ohm, volt, watt e ampere. Vedete che sono sostanzialmente tutte strutture che hanno tutte la stessa struttura, hanno tutto lo stesso modo di funzionare. Quindi struttura con il significato internal value. In realtà potevo fare anche un flow, potevo fare anche banalmente un privato. Implicit typing, perché questo è una cosa normale, il fatto di dire senza andare a usare un costruttore ci vado a fare un'assegnazione diretta, ma soprattutto il più io lo vado a sovraccaricare con omogeneamente. Ma vedete cosa faccio con, ad esempio, con la moltiplicazione? Sovraccarico il per, ampere e ohm danno volt, effettivamente. A per B e restituisco volt. Volt ovviamente ottiene il valore e ottengo dal valore float, ottengo effettivamente volt. Vedete che le cose sono le stesse. Potrei continuare ovviamente con, quindi volt per ampere, io ci vado a moltiplicare e vado a fare watt. La cosa interessante è quando scrivo il programma. Allora, intanto vedete che faccio ohm 3 ampere 4 e vedete che io posso andare a vedere cosa succede. Quindi, per esempio, se io per esempio moltiplico, allora vediamo, diciamo così, facciamo così, più
Ampere 3, vedete? Vedete che cosa dice? Io non posso sommare ohm e ampere, se ne accorge subito. Ok, piuttosto che se qua ci metto più, salta di nuovo. Vedete? Questo è, secondo me, una cosa molto interessante. Quindi, se io le proprietà, vedete, ohm e ampere, che era quel famoso discorso che vi dicevo prima, no? Quindi, se io in questa struttura, invece di andare power, invece di mettere double, potrei mettere watt. Voltage potrei mettere volt. Ok? Energy potrei metterci joule. Temperatura potrei metterci Celsius degree. Le prestazioni non decadrebbero e avrei in più questa capacità, ovvero il fatto di sfruttare il strong typing di C Sharp per poter avere queste informazioni, per poter avere queste informazioni in più. E capite che questa cosa è interessante. Poi una cosa che non ho fatto ma che si può fare è public override su string. String si può fare quindi con l'interpolazione e quindi andare a dire value, cosa sono questi? Ampere, quindi io posso andare a sovraccaricare ampere, posso andare a sovraccaricare gli ohm, usiamo la char map, andiamo a vedere se riusciamo a trovare l'omega. Se troviamo l'omega, non mi ricordo, non nei Wingdings, prendiamo un Arial. Allora dovremmo averlo qua in giro. Oh, vediamo dove cavolo ho. Sigma. Non è questo, boh, dai, prendo questo, chi se ne frega. Okay, non è quello, però vabbè, il principio è quello, dopo metterò a posto. I volt, la stessa cosa nei V, piuttosto che i watt, ci posso mettere i watt. Quindi effettivamente se io vado ad eseguire questo codice, allora se io vado ad eseguire questo codice, console.readline, ok, allora io posso andare a fare questo, ok, se vado a vedere volt, vedete 24 volt, 4 ampere, 3 ohm e così via. Quindi ampere per ohm per V per I al quadrato per ampere. Questi in realtà questi volt vedete che diventano watt, perché lui ha riconosciuto che volt per ampere, ampere per ampere per ohm effettivamente dà watt. E quindi vedete che ho fatto 96 watt. Ok? Capite che secondo me questa cosa è di una potenza estrema, solamente che è una cosa che normalmente non si è mai purtroppo utilizzate. A me dispiace un sacco. Io ci avevo lavorato oramai quasi una ventina d'anni fa, quindi era il 2005, 2006. Ci ho fatto anche un paio di conferenze, a quel tempo non di community, ma nel mondo scientifico. Però poi è un progetto che in effetti è rimasto sostanzialmente lì. Capite che quindi dal punto di vista della matematica questa cosa è assolutamente interessante dal mio punto di vista. Poi, vabbè, il codice qua, no, il codice che avevo fatto qua in realtà non è completo, per cui non lo mostro, però sostanzialmente il concetto era di sfruttare Roslyn e il code generator di Roslyn sostanzialmente per andare a prendere una definizione di file, per cui stavo pensando a questo, ok, piuttosto che avevo fatto una mappa in Excel per andare a dire le combinazioni dei tipi che potrei creare, perché se è bloccato non lo so.
Ok, quindi la matrice che è volt per ampere fa watt, ampere per ohm fa volt, ok, leggere questa matrice e far sì di scrivere un programma che stavo imbastendo però non ho completato, che sostanzialmente vada a creare, che cosa? Vada a creare tutti questi tipi in automatico, in modo tale che non devo andare a crearli di volta in volta a manina, chiaro che fatto una volta va bene per sempre, però diciamo che volevo provare a fare un code generator che generasse tutti questi tipi sostanzialmente a partire da un file Excel con in più sostanzialmente un file, un generatore di codice. Diciamo che ci riproverò, vedremo questo poi com'è, che forma avrà. Quindi capite che allora quel concetto di generic math introdotto che si sta introducendo e arriverà in .NET 7 in realtà aveva già una controparte sviluppata in .NET da .NET 1.0, quindi con C Sharp 1.0, quindi il concetto di operator overloading ed implicit typecasting. Nel contesto dell'IoT, diciamo che poi si introduce un passo successivo, il fatto di poter scriptare il codice, nel senso che se io, per esempio, supponiamo che nel DTDL io vado a definire i volt e gli ampere, ma non ho la potenza. So che la potenza è volt per ampere. E quindi vorrei. È normale nel mondo IoT andare a dire, voler esprimere una determinata grandezza, non in termini di qualcosa che acquisisco dal campo, ma effettivamente che calcolo ed estrapolo da altre variabili, ok? Da altre variabili. Però non è che voglio scrivere nel codice, è qualcosa che voglio configurare. Banalmente, questo non lo si può fare, sia ben chiaro, però qualcosa che sia simile. Qualcosa che sia simile a questo concetto, ovvero potenza. Allora lo diciamo così, come volt per ampere. Cioè il concetto è nell'IoT è il fatto di voler esprimere questa cosa qua in termini di linguaggio di questo tipo, quindi nel DTDL, poter esprimere però l'espressione, magari funzione di altre proprietà che sono espresse dall'interno dello stesso DTDL. Ripeto, non è supportato nel DTDL, però magari in un'astrazione che possiamo introdurre noi custom, questo può essere assolutamente possibile. Quindi diciamo che questo si può fare, sul lavoro lo stiamo facendo, e volevo calarlo all'interno, volevo dire, come lo possiamo fare? Beh, ci sono un paio di modi che sono secondo me molto sensati. Il primo è il C# scripting. In sessioni precedenti ho parlato di expression tree, che sono la base di Link-U, ancora al tempo di C Sharp 3.0. 3.0, Roslyn lo vediamo anche qua nella generazione del codice, quindi diciamo che l'expression tree sono lì fonte di ispirazione per quello che poi è stato il modello di codice rappresentato da Roslyn. Allora, diciamo che cosa ho fatto. Allora, C Sharp dalla versione da .NET da 6, quindi da C Sharp 6, chiedo scusa, .NET 4, chiedo scusa, C Sharp 6.0, quindi .NET, se non ricordo male, eravamo già dopo la 4.6, 4.6.1. Che cosa era possibile e che cosa è possibile fare? È il fatto di poter creare un oggetto che non mi ricordo mai dove lo metto. Andiamo a vedere nella pipeline qui. È possibile utilizzare che cosa? È possibile utilizzare lo scripting, quindi Code Analysis C Sharp Scripting, per poter eseguire script di codice C Sharp eseguito a runtime. Come esprimo questo C Sharp? Allora, il concetto sostanzialmente è questo. Supponiamo di avere un JSON che io devo manipolare, però lo voglio manipolare in maniera di scripting, cioè non voglio cablarlo all'interno del codice C Sharp, lo voglio mettere all'interno di un file di testo che voglio eseguire. Il file di testo lo definisco così e quindi vedete che io posso fare delle funzioni, per esempio, mostrami una proprietà, traccio una proprietà.
fai dei calcoli, vedete, payload machine ID per 5, piuttosto che al JSON vai ad aggiungere una determinata proprietà. Come funziona questa cosa qui? Allora, beh, intanto questo è un file YAML che può essere letto. Allora, ci sono due cose. Allora, intanto un parsing JSON con un dynamic object, ancora dei tempi di appunto .NET di C# 4, quindi al tempo di Iron, del DLR, del Dynamic Language Runtime, in cui è possibile, faccio parsing sostanzialmente di un JSON document, quindi faccio tutto il parsing e è interpretabile come un oggetto statico, quindi non con un DOM come il JDocument piuttosto che il JSON document di Newton Soft piuttosto che di System Text JSON. La pipeline che sostanzialmente legge quel riceve questa pipeline, allora c'è questa pipeline config che sostanzialmente vedete carica dallo YAML, quindi da questo filter aggregate transform più tanti stage. Costruisce, deserializza tutto questo codice. Globals, che rappresenta lo scope di esecuzione, e riconoscete che c'è un log barra c'è un payload che voi trovate sostanzialmente qua. Vedete che c'è payload e c'è log. Per cui a questo punto la pipeline che cosa fa? Crea uno C# script. Vedete che T global sostanzialmente riceverà un oggetto che magicamente, se andiamo a vedere qui, è il pipeline config, quindi effettivamente. Allora, questa chiedo scusa la configurazione, dove lo metto e vedete che è il pipeline global. Ok, a un certo punto fate pipeline.run async, quindi si esegue rispetto al contesto che gli passo global la configurazione, quindi lo script. E quindi viene calcolato questa cosa qua. Quindi vedremo che il machine ID, andiamo a vedere, machine ID 1 sarà probabilmente diventerà forse un 5 e ci saranno nuove proprietà. Se andiamo a vedere, no, non è questo, chiedo scusa, devo andare ad eseguire questo. Acme Scripting. C'è stata un'eccezione, bello, vediamo cos'è che ha generato l'eccezione. Allora, andiamo step by step, clear all. Ok, andiamo a vedere. Ah, ok. Quindi vedete che è venuto fuori 5 perché ho fatto il log, ecco qua, log payload, eccolo qua. Quindi vedete che new info ha aggiunto un pezzo, ho comunque calcolato nel log, ho fatto venire fuori il 5 che è la moltiplicazione dell'ID con la moltiplicazione e così via. Tanto per verificare che funzioni. Andiamo a mettere nel machine ID, andiamo a mettere 13, andiamo a metterci più 33, andiamo ad eseguire. Andiamo a vedere, eccolo qua, ok. Vedete che quindi new info, vedo 33 più 1 fa 30, 34. Poi vabbè, questo è semplicemente il fatto che ho usato un DOM custom per cui non è ricorsivo nel suo rendering, quindi nell'andare a tracciare, ma basta, dovrei andare sostanzialmente, probabilmente ho fatto, sì, vedete che sto serializzando, per cui non ho serializzato correttamente, no, e non va a fare ricorsivamente in tutto l'albero. Questo è, vabbè, un errore di codice. Però capite che qui siamo sempre nei termini della matematica. Non ho messo insieme i due concetti, però capite che sostanzialmente se io posso scriptare col C Sharp, che cosa posso
posso fare? Posso sostanzialmente anche utilizzare i tipi. Quindi se effettivamente in questo oggetto, che è un JSON DOM, no, fatto ad hoc, io potrei effettivamente avere delle proprietà tipizzate specificatamente con i tipi che ho generato prima. Quindi dove c'è potenza, ci sarà un power, ci saranno i watt, piuttosto che gli ampere saranno scritti, la corrente sarà in ampere e la tensione sarà scritta in volt. Questo significa che io posso scriptare ed avere la tipizzazione che abbiamo detto prima. Bene. E quindi questo è un modo, no? Perché effettivamente accoppiata all'unità di misura c'è assieme anche il concetto di espressione e il fatto che ci sia il fatto di poter calcolare alcuni di questi valori. Adesso ho visto Michael l'omega degli ohm, grazie. Allora, lo faccio così lo porto dentro e così non devo più cercarlo. Opla, grazie, gentilissimo. Bene. Per cui a questo punto il discorso dello script in realtà, allora, fermo restando che Roslin secondo me è, allora, beh, poi avevo messo tutte un po' le esperienze, le prove da fare. Quindi scripting di Node.NET l'abbiamo visto col C Sharp scripting e secondo me è una cosa molto semplice da usare perché è assolutamente standard, è assolutamente supportata da C Sharp, è semplicemente una cosa a cui non siamo abituati a farlo. È vero che se io eseguo un codice come scripting non ho un debugger e questo probabilmente è la cosa che le persone sono frenate da questa adozione, però secondo me il valore dello scripting è quindi poter provare con un file di testo, con Visual Studio Code, senza dover ricompilare l'applicazione, secondo me è tanta roba. Un altro modo per fare questo scripting, in realtà, è fare il passaggio con, qua non ho messo slide, con ntlr. Che cos'è ntlr? E per me è sempre stato un sacro graal, un santo graal, ovvero il fatto di poter definire una vera grammatica intesa come la grammatica che si studiava all'università, si studiava a scuola, e con questo generare sostanzialmente un vero e proprio lexer e parser per andare a fare espressioni, per andare a scrivere espressioni. Questa è una grammatica di NTLR, è uno strumento che nasce principalmente in Java. NTLR in Java, infatti, sotto esegue, viene comunque, c'è il generatore di codice e in Java. Questa è la grammatica, quindi con tutti i simboli non terminali, quindi tutte le produzioni, che dice quali sono le sequenze di simboli che devono essere fatte. Vedete che dove trovate l'iter e il function call, probabilmente trovate delle altre produzioni che mostrano come fare. Questa è l'espressione, quindi vedete che ci sono AND, OR, minore, maggiore, più, meno, poi ci sono le invocazioni, le function call. E poi ci sono, scusa, i literal che altro non sono che i valori veri e propri. Questa grammatica vedete che è espressa in termini di G4, che è la grammatica dell'NTLR versione 4. Che cosa potete fare con NTLR sostanzialmente? Voi potete, allora, quando voi prendete questo file e lo aprite con Visual Studio Code, questo è molto pratico perché sostanzialmente avete tutto in Visual Studio Code senza dover passare per la riga di comando. Ok? Quindi tra le extension di C Sharp voi trovate, vedete, NTLR Grammar 4, NTLR Grammar 4, e quindi a questo punto che cosa succede? Succede che apriamo il folder. Questo, ok, praticamente nel momento in cui voi lavorate questo e modificate questo, salvate e vi viene generata sostanzialmente, vedete che vengono generate queste due cartelle. Uno che sono i simboli intermedi di NTLR, vedete che vi genera Java perché questo è il default, però vedete che questi sono i simboli che sono praticamente la macchina stati, l'automa stati finiti, che vi permette. Fermo restando che dentro c'è una macchina stack, perché se no senza stack non potrebbe gestire il contenimento in blocchi, però
Praticamente tutti questi codici sono generati automaticamente perché esistono formalismi matematici che dimostrano che le grammatiche, in questo caso le L1, che sono quelle supportate, praticamente si forma la ST con l'albero, LL significa left to right, top to bottom, one symbol at a time. Quindi ci sono le grammatiche LLK, ci sono le LRK, le LL1 sono quelle che sono dimostrate a coprire buona parte dei linguaggi che noi siamo, su cui lavoriamo e che sono automatizzabili nella generazione dei parser e dei lexer. Quindi vedete che questo qua, quindi nel file di configurazione che voi trovate dentro il file config, se voi andate in settings, cercate ANPLR, voi avete settings, voi avete i parametri in cui voi andate a dire genera C sharp nella cartella parser. Generate un visitor piuttosto che un listener. Dopo adesso andiamo a vedere che cos'è un listener rispetto a un visitor, o meglio che cos'è un visitor rispetto a un listener, e vengono generate le class, il codice. Vedete che questo è tutto codice che per voi sostanzialmente non vi interessa. Sostanzialmente vedete che questi sono tutti stati che lui automaticamente sfrutta. Vi genera sostanzialmente tutte le produzioni che vi servono per fare il parsing del codice. Quindi, se noi andiamo qua, quindi che cosa vi viene generato? Voi avete il parser, che è quindi il codice che voi includete. Vi viene creata la base del codice del visitor. Allora, tra listener e visitor. Visitor significa che voi esplicitamente indicate di fare la visita dell'albero, ovvero l'abstract syntax tree. Ok, quindi voi fate il parser, voi generate il parser, vi viene dato un contesto che voi visitate. Quindi visita che cosa significa? Nodo e vado su tutti i figli, nodo su tutti i figli ricorsivamente visitando tutto l'albero sostanzialmente. Una visita dell'albero completa vi fa la visita di tutto il codice sorgente. Questo fatto con ANPLR è esattamente quello che succede normalmente con Roslyn all'interno di Visual Studio. Il DOM di C Sharp, quindi questo codice qua, sostanzialmente, chiedo scusa, no, dove sono? Questo qua. Questo codice qui, altro non è che l'abstract syntax tree del C Sharp. Sostanzialmente. Quindi Visual Studio, quando lui continua a fare questa cosa qua, bene, questo qui è il caso specifico dell'ANPLR che genera un DOM generico. In realtà il code generator genera il DOM specifico per la grammatica che noi abbiamo definito qui. Quindi a questo punto abbiamo l'helper, voi avete il visitor. Se andiamo a vedere il visitor, che cosa fate? Vedete, implementate iacmermat visitor, dove acmermat è il linguaggio che ho definito. Sostanzialmente, voi avete, vedete, visit iParseTree, che è la radice, in cui vo da voi sostanzialmente distribuite, voi dispacciate il simbolo che voi ottenete. Vedete che io vado a fare if tree.payload is tutti i casi specifici, e poi, man mano, vedete, visit call, quindi vado a chiamare funzioni alfabet e gamma, piuttosto che jump literal. Vedete che voi cosa fate? Voi restituite, questo è generalizzato per un tipo specifico che voi volete il valore di ritorno. In questo caso che cosa restituisco? Restituisco l'expression di un expression tree. Semplicemente l'ho fatto per semplicità, perché è un po' meno macchinoso rispetto al DOM di Roslyn, ma è sostanzialmente la stessa cosa. Quindi, per esempio, quando vado a fare... Andiamo a vedere la cosa più semplice. Quindi quando vado a fare visit literal, vedete expression constant, quindi vado a restituire constant piuttosto che integer, allora vado a fare int parse della stringa che è rappresentata. Piuttosto che quando vado a fare visit plus, vedete visita dell'albero sinistro, visita dell'albero destro che restituisce due espressioni e poi faccio expression.add di a, virgola b. E quindi vado a restituire il simbolo della somma. Bene, qual è il risultato di questo? Il risultato di questo è che se io vado a generare un programmino
che ha questa sintassi, che ha questa sintassi, che addirittura, per esempio, allora vedete che quindi c'è il JSON inline. Questa è una cosa che è possibile fare, perché è possibile definire una grammatica. Nella grammatica vedete che c'è sostanzialmente questo obj in cui partono delle produzioni JSON da questo punto di vista, e quindi sostanzialmente io posso, quello è un po' che come faceva Visual Basic, sostanzialmente in VB.NET, quando a un certo punto era possibile scrivere inline l'XML, per cui ho fatto una cosa di questo genere. Per cui se io vado a eseguire adesso questo, vedete che, a parte questo errore che non so perché all'ultimo momento mi è apparso, ma vedete che io ho generato praticamente un'expression context.alpha new JNode di un DOM che posso andare a effettivamente definire, in cui vedete che JValue vado a fare la somma con le chiamate corrette all'oggetto contesto che avrò definito. Quindi capite cosa sono andato a fare? Sono andato a fare che cosa? Sfruttare il fatto di usare NTLR non per creare un compilatore, ma per creare un traspilatore. Quindi di andare a generare a fronte, cioè non ho bisogno del massimo delle performance, non ho bisogno del massimo dell'ottimizzazione. Quello che mi interessa è creare delle astrazioni di codice per esprimere in maniera più semplice un significato. Poi sotto viene generato codice C# che compilerò in maniera tradizionale, anche con, metto insieme lo C# scripting, perché con quel codice posso anche generare eventualmente un assembly. Quindi questo potrebbe essere interessante, o usare monosessile o quello che più mi aggrada. Però capite che da questo punto di vista fare una visita di un albero, o almeno rappresentare una grammatica con le espressioni, effettivamente questo è arbitrariamente plausibile e diventa una cosa anche assolutamente sostenibile. Il legame con l'unità di misura in realtà non l'ho mostrato qua dentro, però capite che probabilmente in un literal, quando io vado ad esprimere un literal, e andiamo a vederlo qui, vedete string, float, integer, nulla mi impedirebbe però, per esempio, di dire, per esempio, utilizzare integer a, e quindi praticamente di dire che un literal ha per esempio un'unità di misura. Potrei farlo. Adesso buttato così, magari adesso così non funziona, però il discorso è che io posso usare una sintassi in cui, per esempio, posso esprimere dei literal, quindi dei numeri con l'unità di misura, che potrei trasformare in C# secondo l'unità di misura che abbiamo visto prima. Bene, quindi effettivamente, secondo me, il concetto di NTLR è assolutamente molto, molto, molto interessante. Per quale motivo? Facciamo l'ultimo passaggio e andiamo ad esplorare i notebook. Sapete che io adoro i notebook, sapete che adoro i notebook.net e che ho, come sempre, ho inseguito i notebook.net da questo punto di vista. Quindi il fatto di avere C#, e a questo punto andiamo a aprire un altro folder. Andiamo a prendere questo select folder. Vedete che ho un notebook dentro. Ok, ho un notebook, quindi il notebook che è IPyNB, quindi il notebook di Jupyter. Sapete che esiste anche esistono anche .NET Interactive. Porco cane, no, chiedo scusa, non l'ho installato. Perché? Vabbè, abbiamo solamente Jupyter, non è un problema. È possibile andare a definire sostanzialmente il kernel che manda in esecuzione il notebook. Vedete che c'è C Sharp, questo perché c'è un kernel di Jupyter che implementa C Sharp. Ora, il gioco qual è? Il gioco è andare a utilizzare
Là il linguaggio è in TLR ed è per questo che l'ho separato in una DLL rispetto al playground, rispetto all'eseguibile. Andare a creare un kernel di notebook, un kernel per i notebook per agganciare, per far usarlo all'interno di un notebook. Quindi, allora, questo l'ho fatto su un altro computer, adesso vediamo che di farlo funzionare anche qui. Allora, prima di tutto, vedete che è un progetto Acme Mat Interactive Extension, quindi esiste il concetto di kernel extension che va ad agganciare il kernel che sono andato a creare andando a settare, vabbè, mostrare semplicemente, aggiungilo, questa è l'istruzione, più mostra anche le istruzioni. Il kernel è molto semplice, deriva dal tipo kernel. E cosa faccio? Io faccio expression of, che è esattamente il metodo che avete visto prima di qua nel helper, ok? Che fa il parsing per ottenere l'expression e mostra l'expression. Non faccio l'esecuzione, ma faccio vedere che effettivamente ho implementato una funzione che viene invocata in un certo linguaggio. Bene, per cui allora questo è stato eseguito. Adesso che cosa devo andare a fare? Scusate perché questa è l'implementazione che non ho provato da Visual Studio. Allora, andiamo a metterci una versione. Boh, tanto per non collidere perché qui se no vado a sbattere contro la nugget cache. Allora, intanto andiamo a fare clear all output e andiamo a eseguire. Allora, perché non ho installato? Strano però. Allora, perché non mi fa vedere? Scusate che vedo che effettivamente. Allora, perché effettivamente mi ero accorto che è strano che non riesco a vedere .NET Interactive e non capisco perché. Va bene, facciamo così. Non perdo tempo, chiedo scusa, ma ve lo faccio vedere nella macchina virtuale dove ho esattamente lo stesso ambiente. Mi connetto. Ok, allora poi prendo questo, mi prendo l'iPi Notebook. Ok, ce l'ho sostanzialmente qui, quindi praticamente qui solo per garantire che ce l'avevo compilato ed è in esecuzione. Ok, quindi viene fatto il package di un notebook, quindi andiamo a fare. Allora, andiamo sostanzialmente a installare la versione 1.6 di questa Interactive Extension. Vedete che viene trovata, viene caricata, vi mostra le istruzioni. A questo punto si usa la Magic String, quella che. Allora, .NET Interactive non è. Allora, il linguaggio non ce l'avete qui. Per quale motivo? Perché bisogna modificare Visual Studio Code. Non è una feature che vi è esplicitata il fatto di. Chiedo scusa, dobbiamo modificare l'extension, non è configurabile, bisogna cablarla dentro .NET Interactive e quindi .NET Interactive supporta questo. .NET supporta l'estensibilità tramite appunto le extension che vanno aggiunte e poi tramite Magic String a quel punto che sono valide in qualunque notebook, nel senso che in qualunque notebook c'è l'estensione cancelletto punto esclamativo per dire che questo è un codice di una determinata extension, per cui vado a fare l'esecuzione, vedete che il risultato è effettivamente l'expression rappresentata qui. Ovviamente se quando finalmente andrò a finire l'implementazione, qui vedremo anche l'esecuzione e il risultato. Però capite che qui c'è proprio la chiusura del cerchio, no? Unità di misura, calcolo scientifico, siamo sui notebook, definisco addirittura un linguaggio di alto livello fatto per questo, magari orientato all'IoT, e ci posso fare anche delle espressioni custom.
Capite che quindi, ecco, questa è un po' la chiusura un pochettino del la chiusa del cerchio, che è un po' l'argomento di fondo che ho voluto mostrare all'interno di questo, all'interno di tutto questo, di tutta questa sessione. Quindi il fatto che la matematica è un argomento molto, molto interessante all'interno di .NET, per arrivare a un argomento che sostanzialmente chiude il cerchio da matematica, che oramai ha 30 anni di storia rispetto a Jupyter, che è molto più recente, con .NET Interactive, che effettivamente è una cosa molto recente che pochissimi conoscono, ma che permettono sostanzialmente di mettere insieme un pochettino tutte queste cose qua. .NET Interactive è assolutamente una cosa che è in sviluppo, che è assolutamente utilizzabile. Fino a qualche mese fa era scricchiolante, ma adesso è veramente diventata molto stabile. A parte, va bene, il plugin che non so perché non ha funzionato oggi, però sostanzialmente sicuramente un'adozione massiva sicuramente lo fa crescere. Come conclusione, va bene, non ho messo niente di speciale, ma sostanzialmente, se non dire che la matematica può essere assolutamente una cosa molto, molto divertente da implementare, soprattutto se si entra in questo ambito specifico e soprattutto nell'ambito della scienza. Sicuramente esistono una quantità di strumenti che possiamo utilizzare all'interno delle nostre soluzioni e che permettono delle potenzialità che onestamente fino a poco tempo fa non avremmo nemmeno potuto pensarci. O meglio, sì che avremmo potuto pensarci, si poteva sempre fare, ma adesso lo si può fare veramente in maniera molto semplice. Mi permetto di dire che NTLA esiste da tanto tempo, sia ben chiaro, e io probabilmente in maniera molto pigra non l'ho mai usato. Adesso che esiste questo supporto direttamente in Visual Studio Code, devo dire che no, quindi non mi serve installare Java perché si arrangia lui, si scarica tutto lui, funziona. Effettivamente diventa molto semplice adottarlo, e l'implementazione basata sostanzialmente sulla visita di un albero è assolutamente molto semplice come implementazione. E appunto chiudere il cerchio di nuovo sui notebook, vabbè, è la fine del mondo. Va bene, io mi fermo qua.